Robin, su questa tua filosofia del diventa un nuovo Google attraverso la raccolta e l'organizzazione di informazioni, risorse e quant'altro sia utile a risolvere i problemi e gli interessi dei miei lettori, mi è venuto un grande dubbio. Ma io praticamente con tutti questi link a queste risorse, articoli e cose interessanti sto mandando tutti i miei lettori via su altri siti. Come faccio io a fare il mio business se questi li mando via? Ottima domanda, direi. Allora, domando io a te: qual è il tuo obiettivo? Il tuo obiettivo è quello di tenere le persone sul tuo sito? C'è qualcuno che ti paga, più stanno lì e più tu guadagni? Oppure il tuo obiettivo è quello di aumentare la tua credibilità, visibilità, reputazione, di modo che quando le persone hanno bisogno poi di qualcuno o del servizio, del prodotto che tu hai, tornino da te, perché sei il punto di riferimento, sei quello che li ha aiutati, che gli ha dato i consigli e suggerimenti giusti in passato, e acquistino ciò che tu hai da vendere? Quale dei due è il tuo obiettivo? Se il tuo obiettivo è quello di aumentare la tua credibilità, reputazione, autorevolezza e conseguentemente la tua visibilità, il mio suggerimento è: mandali via, assolutamente mandali via, mandali proprio in giro dove vogliono andare. Più vanno via a vedere le tue risorse, i tuoi consigli e suggerimenti, sempre che questi siano buoni e non una collezione di link buttati lì, tanto più aumenterà la tua credibilità, reputazione e visibilità. Credibilità perché mi stai dando dei buoni consigli, mi posso fidare di te. Reputazione perché vedo che hai fatto un lavoro esteso dove ci sono un sacco di risorse bene organizzate, quindi ti reputo più competente ancora della materia. Visibilità perché da un lato Google, nel vedere tutte queste risorse bene organizzate, il tempo che le persone ci spendono sopra, ti darà più punti. Dall'altro, tutti quelli che apprezzeranno queste risorse ne parleranno ad altri, condivideranno, faranno sapere ai loro amici e conoscenti che il tuo sito è il posto dove andare per trovare una soluzione a quel problema. Ti faccio un esempio concreto che mi è capitato sotto gli occhi proprio ieri. C'è un giovane ragazzo in gamba che io non conosco di persona, ho visto alcune volte quello che pubblica, si chiama Roberto Santoli, e ho visto che lui adesso cura un canale di informazioni dove ti aggiorna su tutti quelli che sono gli eventi free online che ci sono il prossimo mese in onda in Italia. Quindi lui ti risparmia un sacco di tempo perché lui si preoccupa di andare là fuori, di raccogliere, di scoprire quali sono gli eventi, i webinar, i corsi gratuiti a cui tu puoi accedere online nelle prossime 4 settimane. Quindi lui praticamente ti manda via, perché quando vai da lui, lui ti dice quali sono, tu trovi quello che ti interessa e vai in quel posto lì. Ma quando tu vuoi nuovamente studiare, apprendere, andare a conoscere qualcosa di nuovo, da chi vai? Da Roberto Santoli, perché lui ha la lista di tutti i posti dove ci saranno i prossimi corsi ed eventi. Quindi nel mandarli via, lui praticamente crea un legame con loro, per cui loro torneranno da lui. Prendi ad esempio SmartBrief. SmartBrief ha una newsletter che ogni giorno ti manda tutte le notizie del settore che a te interessano, che sono uscite da altre parti, con un'introduzione scritta dal redattore capo di quella redazione, di quella newsletter. Quindi SmartBrief, poi attraverso la sua newsletter, ti continua a mandare via, non è che ti tiene sul sito di SmartBrief. SmartBrief ha trasformato proprio l'idea di fornirti informazioni che stanno da altre parti in un business. Dici, ma la gente paga per ricevere una newsletter dove va a trovare notizie di altri? No, la gente non paga per questa newsletter, per quello sono così tanti gli abbonati, ma pagano quelli che vogliono apparire in quella newsletter, perché ovviamente se io ho un prodotto per il settore aeronautico o farmaceutico e sponsorizzo una di queste newsletter, oppure pago per avere una notizia sponsorizzata all'interno di quelle che presentano, ho moltissime chance di raggiungere con un budget efficiente le persone che sono specificamente interessate al mio settore, alla mia industria, alla nicchia nella quale opero. Morale della favola: non ti fare nessun problema assolutamente a mandare i tuoi lettori via dal tuo sito. Mandali via. Mandali via, mandarli via è la miglior strategia per dimostrare quanto sei competente e rilevante per i tuoi lettori.